Amici, amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. Ancora una volta il Robby vi presenta un numero della serie Tutti i miei caschi di Valentino Rossi in scala 1-5. Questa volta abbiamo a che fare con l'uscita numero 93, ovvero sia il casco, il bellissimo casco che Valentino indossò a Imola nel 1997. Come vedete, io ho tutto qua davanti a me, sia il fascicolo che il casco nella confezione originale, e tra poco andremo a vedere il tutto da vicino, non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Vi ricordo anche di condividere questi video. Bene, come vedete ho messo tutto come al solito, fascicolo sinistra, modello destra, modello che se ne va. Per dare modo a noi di vedere un attimo, di dare un'occhiata a questo fascicoletto che comincia in seconda pagina con rimando alla prossima uscita, ovvero il casco AGV GP Tech della stagione 2010. Un altro casco estremamente elaborato graficamente che vedremo nella prossima recensione. Poi l'analisi continua con, scusate, il fascicolo continua con l'analisi del AGV X20 che vedremo tra poco nel modello. E come sempre, il fascicolo presenta i lati salienti della grafica di questo casco, ma noi li andremo a vedere poi dal vero. E poi una così, cronaca abbastanza dettagliata della corsa del Gran Premio di Imola del 97 di Valentino, vincente tra l'altro. Nonostante alcuni problemi al freno anteriore risolti da lui stesso nel corso del Gran Premio, regolando appunto la taratura del freno. Ha ulteriori fotografie nelle pagine successive e infine un articoletto che ci parla della tendenza di Valentino a fare dei caschi tricolori in ogni Gran Premio italiano, e parla di questa bella abitudine che aveva lui di rimarcare la propria nazionalità sui suoi caschi nei Gran Premi italiani. Ok, chiudiamo il fascicolo e vado a prendere il modello che io ho già aperto. Eccolo qua. Come vedete, il modello è contenuto nella sua teca, fatta molto bene perché non ha il puntino centrale, teca che io adesso metto via immediatamente per andare a vedere da vicino questo bel casco. E come vedete, prendo anche il laser così lo descrivo meglio. Come vedete, è un casco molto elaborato e con colori vivaci, e che praticamente Valentino per l'appunto indossò in quel Gran Premio di Imola del 97. Andiamo a vedere nella base cosa c'è scritto: c'è il numero 46 e poi Imola 1997. Partendo dalla sezione frontale troviamo l'adesivo AGV con la bandiera italiana esattamente in fronte, poi il numero 46 che è già diventato un logo, come potete vedere, molto simile a quello che diventerà poi il 46 definitivo, e continuando nella sezione posteriore andremo a vedere altre immagini, però prima voglio rimarcarvi il fatto che la calotta di questo casco è suddivisa in tre parti, e come vedete, che rappresenta la bandiera italiana. A destra c'è il verde, al centro c'è la fascia bianca e a destra c'è la fascia rossa. Tutta la grafica di questo casco è posizionata sulla base della bandiera italiana. Continuiamo a vedere la parte posteriore. Troviamo l'immagine fumettistica di Valentino rappresentato come un angioletto, con la mano destra che mostra le due dita a V del segno di vittoria e l'aureola in testa, come potete vedere. Poi, nella parte ancora più bassa, troviamo tutta una serie di lettere giapponesi che praticamente significano, tradotto in italiano,
Rossifumi Gambatè, cioè Forza Rossifumi. Lui, come sapete, in quel periodo era infatuato del Giappone e quindi sui suoi caschi metteva sempre qualche riferimento alla sua passione. Sotto, ancora più sotto, troviamo, un attimo che ve lo metto a fuoco, ecco qua, il simbolo del Drudy Performance con la scritta a destra lì by Roby, che ovviamente non ha alcun riferimento a me. Nella parte sinistra invece del casco, nell'emisfero sinistro, troviamo la luna. La luna che, come potete vedere, oltre a essere molto colorata, è anche molto ingrugnita. Vedete come digrigna i denti, forse per mostrare la grinta di Valentino in quel momento. E poi nella visiera troviamo la pubblicità dei biscotti Ringo e nella parte bassa troviamo il simbolo AGV in sviluppo orizzontale. Andiamo nella destra, anche qui troviamo il sole, ovviamente la simbologia sole luna è sempre presente, e anche il sole, come vedete, è abbastanza arrabbiatello. Eccolo lì. E sono ripetuti naturalmente la pubblicità della Ringo e il simbolo della GV. Nel frontale invece troviamo nella mentoniera l'adesivo dell'IP. Eccola lì, vedete? Nella windshield non troviamo altro che appunto i simboli, gli adesivi della Ringo e questo piccolo adesivo, che ve lo faccio vedere più da vicino, dove c'è scritto Cosmico. Bene, non ci resta che dare un'occhiata al casco con la visiera aperta. Proviamo ad aprirla con calma. Eccola qua. Facciamo un giro intorno per vederlo anche in questa posizione. Eccolo qui. Qui siamo alla destra del casco. E qui siamo di nuovo nella parte frontale. Bene, chiudiamo di nuovo la visiera, eccola lì, clac, si chiude perfettamente, e andiamo a terminare questa recensione. Appoggio il casco, lo rimetto nella sua gabbietta, come dico io, e vi ricordo che io sono il Roby, e questo è il canale di Fly, Roby Fly Models. Vi ricordo anche di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Vi prego anche di condividere questi video se vi piacciono, così avremo sempre più amici con cui parlare, dialogare, magari confrontarsi amichevolmente. Bene, vi ringrazio tanto per essere rimasti fin qui con me. E vi rimando senz'altro alla prossima recensione. Ciao ciao!